di nuovo, di bello, si possa costruire. Come è stato fatto peraltro, e quindi rilancio la parola a Maria Grazia Caglio, come è stato fatto dal Comitato Le Chiese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli, che ha sperimentato, no, anche in modi nuovi sul territorio con gli enti locali di affrontare queste tematiche, che poi non sono solo tematiche locali, ma sono tematiche che ci riguardano tutti in quanto cittadini di questo mondo. Quindi lascio la parola a Maria Grazia Caglio.